Un percorso che nasce dalla volontà di creare una realtà nuova e ambiziosa per il territorio del Valdarno, Fiorentino ed Aretino nel mondo del volley femminile. Giovedì scorso a Figline Valdarno è stata presentata ufficialmente Passione Valdarno Volley, la nuova realtà societaria che punta a sviluppare un nuovo e ambizioso progetto pallavolistico nato dalla collaborazione tra la società Valdarno Volley e Passione Volley, progetto che vedrà la disputa nella stagione 2024-2025 nel campionato di B1 femminile. Il connubio è nato ed è pronto a svilupparsi grazie alla fiducia e alla stima dei due presidenti, Giuseppe Caprella, Valdarno Volley, e Patrizia Capanni di Passione Volley, che insieme hanno scelto di collaborare per riportare la pallavolo femminile ad alti livelli nel territorio. È un progetto nuovo, è una società nuova, ma è vero che è nata ora, ma ci stiamo pensando da tanto tempo e abbiamo un po' colto l'attimo, no? Nel senso che ci siamo riuniti, è andata proprio così, ci siamo riuniti e abbiamo deciso, vabbè, facciamo questa società. Il progetto è ambizioso perché chiaramente fare una B1 è il terzo campionato nazionale di pallavolo, fare una B1 ha un costo in termini di economici ma anche in termini di umani, perché comunque c'è bisogno di tante persone che collaborano, che contribuiscono. L'intenzione chiaramente è quella di fare una squadra che sia competitiva. È chiaro, non bisogna vincere il campionato, ma non bisogna nemmeno lottare per la retrocessione, perché per il primo anno bisogna, insomma, fare una squadra, cercare di fare una squadra che stia nella categoria. Un impegno importante anche per il tessuto sociale valdarnese. La volontà infatti è quella di costruire tramite un percorso serio, un impegno costante, una realtà solida che punta a far emergere nel medio o lungo periodo giovani pallavoliste del territorio. Sarà una squadra che sarà composta da una parte di ragazze che verranno da fuori, perché quando si parla di B1 si parla di semiprofessionismo, addirittura anche qualcuna lo fa veramente di professione, e poi una parte della squadra sarà comunque composta da ragazze del posto, ragazze che provengono anche dal vivaio appunto del Valdarno Volley, ma anche un po' da fuori, quindi da una zona che va da Regnano a Levane, quindi ragazze che sono futuribili e che l'obiettivo è proprio quello di farle crescere per poter magari fra qualche anno proprio riuscire a attingere a fare la B1 con la maggior parte delle ragazze del posto. L'obiettivo è questo, è quello di rivalorizzare la pallavolo, cioè la B1 deve servire a questo, proprio a dare valore a quella che è la pallavolo nel territorio di tutto il Valdarno, non soltanto di Figline o veramente di tutto il Valdarno, perché se non si comincia, secondo me, a pensare in questi termini, un po' di allargare gli orizzonti, cioè penso che sia veramente impossibile raggiungere certi obiettivi coltivando gli orticelli singoli. Ecco questo.